siamo all'interno di un'attività molto particolare con il titolare Daniele Scandola, Techno Metal SRL. Scintilla è nato per l'esigenza di far barbecue. Piccolo scintilla, poi abbiamo costruito un medio scintilla. Le mie idee come produrre la brace, il forno per mantenere la carne e le verdure al caldo dopo la cottura, il sistema di apertura delle porte per non passare con la legna sopra il cibo che si sta cucinando, che è sempre, se no la legna è sempre sporca. Siamo stati i primi a costruire un caminetto in ferro, in acciaio, su ruote, con forno, con del refrattario. Siamo stati veramente i primi. Ogni anno miglioriamo perché abbiamo aggiunto il materiale, costruiamo in inox. Quest'anno abbiamo il Corten, che è un acciaio che auto si ossida e si protegge, non è ruggine. E 4 anni fa abbiamo aggiunto anche una linea gas per quelli che non hanno tempo, per quelli che non apprezzano la cucina lenta, totalmente made in Italy. Sono tutti certificati IMQ, tutti. L'utilizzo è da esterni per le normative del gas. Sono varie versioni, piastra tutte in acciaio, con griglia in acciaio, piastra lavica con la griglia e il cucciolatoio. E la nostra novità a cavallo di battaglia è la piastra teflonata per fare il pesce. Lì si fa il pesce, si pulisce con un panno e un po' d'acqua e si può cucinare la carne tranquillamente, non c'è nessun odore. Il prodotto Scintilla è fatto per durare. Abbiamo per tutti i tipi, per tutte le tasche, arredano perché abbiamo anche dei prodotti in legno. Arredano, fanno per le famiglie, abbiamo anche una linea per i ristoranti. Puoi avere questo camino e con uno spiedo, sono per 150 commensali, qui si cucina per 150 commensali. La nostra ditta è di Montecchio Precalcino, Vicenza, in provincia di Vicenza. Comunque chiunque può visitare il nostro sito www.barbecuescintilla.it e lì ci sono tutti i nostri prodotti e anche le lavorazioni che facciamo conto terzo come ditta. Scintilla e la festa brilla.